Se ne sono dette tante, ha detto bene Oscar, ci sono state varie problematiche tra le due squadre, ci sono state divisioni, tuttora ci sarà un periodo di rodaggio, perché non è che possiamo pensare che immediatamente tutte le cose si sistemano, quando si formano due società c'è sempre la necessità di una fase di assestamento. Io sono contenta però, sono molto contenta perché questa è una cosa che io volevo da tanto tempo, che avevo parlato da tanto tempo, ma devo dire che quello che Vittorio ha cercato di costruire in questi anni, anche con una squadra diversa rispetto a quella della Caretese, perché per calcio, alla fine è sempre quello migliore. Cioè, avere due squadre di calcio a Cagliari, è vero che qua c'era Silvio, uno di passa per una, con la Caretese della perdita dell'altra, però è vero pure che ha riportato che Cagliari quella passione che forse per troppo tempo si era subita e ce l'avamo allontanati da quello che può essere invece visto come una base anche e non solo per un rilancio non tanto del calcio ma per un rilancio anche sociale, perché no, economico, per quello che può essere questo nostro territorio che ultimamente stiamo vedendo molto maltrattato. È ovvio, io vedo i miei giocatori della LS Caretese, che si troveranno un po' spiazzati, con i quali dovremmo andare a parlare, con i quali dovremmo anche prendere partecipe di questo progetto che verrà sicuramente portato avanti. Si inizierà non sarà una vera e propria fusione, perché come poi spiegherò a me il Vittorio, per dei motivi tecnici non ci può essere una vera e propria fusione delle due società. E soprattutto per un primo periodo di tempo non si potrà lavorare su tutto quello che è il nome storico della Caretese, ma anche se l'abbiamo provata tutta, Vittorio ci ha messo tutta, noi ci abbiamo messo tutta, abbiamo coinvolto anche in questo fino alla Polia perché ci potesse dare una mano nel conforto, questo non è stato possibile proprio per il progetto che si sta portando avanti, per quello che diceva prima Oscar, perché la prima cosa per creare una grande squadra e un grande settore giovanile sono le strutture che noi a Cagliari purtroppo non abbiamo, strutture che vorremmo invece avere, non soltanto mi auguro quello che Vittorio è andato a presentare al Foglio, di cui vi parlerà dopo, ma anche quello di Cagliari sulle cose, perché se questo progetto di fusione andrà avanti, come io mi auguro che andrà avanti, e come anche le scuole calcio che sono presenti sul territorio, le scuole calcio, la Foglia, le Cagliari, le Cagliari vogliono portare avanti quello che è questa spinta verso l'alto per i nostri giovani, sicuramente sarà necessaria anche un'altra struttura e quindi quello di chiedere subito e spero che questa venga eseguita con le attività di Cagliari visto i finanziamenti che sono stati spesi. Io dicevo sono felice perché l'unione tra queste due squadre non è soltanto l'unione tra due società di calcio, è l'unione anche, mi auguro, tra le persone che in queste due società, in tutti questi anni, da quando siamo partiti, non preoccupate se c'è nessuno, da quando siamo partiti ad oggi, hanno lavorato per portare, e ci sono riusciti, perché le nostre prime squadre comunque hanno raggiunto dei risultati, abbiamo cercato di portare avanti quello che erano gli italiani. Io sono contenta perché queste persone che hanno lavorato sia in un settore, sia in un altro, come diceva Oscar, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, poi per motivi vari, per problemi personali, per problemi politici a volte, ci si allontana, ma se si ha un obiettivo comune, è l'obiettivo comune che si vuole raggiungere, è voluto veramente da tutti, ed è quello di rendere possibile un calcio praticabile a tutti i livelli aggregati, secondo me questo è quello che tutti quanti noi dovremmo vedere, veramente. Sono felice di questo. Mi dispiace se c'è qualcuno che di questa decisione non ha delle regole nei confronti di questa decisione, e sicuramente ci saranno. Noi siamo disposti, poi chi mi conosce lo sa, sono disposta ad ascoltare per cercare di raggiungere, di aggiustare quello che è aggiustabile. Ma l'obiettivo è stato posto, la strada è stata intrapresa, bisogna decidere soltanto come seguirla, chi vuole entrare in questa avventura cercando di fare in modo che il nostro paese
partecipazione a questa, avrei voluto che ci fossero anche altri presidenti della vecchia Garettese, perché quello che noi vogliamo è che tutta la storia di Gariani calcistica venga nuovamente portata alla ribalta. Questo è quello che è il mio pensiero, non so che è il pensiero anche di Vittorio, venga riportata di nuovo a quella che era l'attenzione che una volta questo paese aveva per la forza che aveva il settore giovanile della nostra, che ha dato il Natale a tanti giocatori. Chi ha giocato in Serie A come Vittorio, come Ciccio Pozza, chi non ha giocato in Serie A ma che è arrivato da e hanno comunque portato in alto il nostro nome. Noi stiamo portando avanti Antonio Fuoco per quanto riguarda la Formula 1, stiamo portando avanti altri sport come anche la pugilistica, per quanto riguarda che grazie a Fausto Sero sta vedendo dei fasti anche, sta avendo delle vittorie anche molto consistenti a livello regionale. Cerchiamo di portare avanti quello che è lo sport principale di Gariani. Io cercherò e farò di tutto perché tutte le tensioni che si possono venire a creare, chi mi conosce sa che lo farò, si possono stemperare. Mi auguro che comunque tutte le persone di buona volontà si mettano a disposizione chi può, il suo tempo, le sue competenze, la possibilità di contribuire a questa rinascita di Gariani. Grazie ancora per essere venuti. Buonasera a tutti, cerco di entrare naturalmente nei dettagli e stiamo lavorando in questo trattamento per cercare di riuscire a trasmettere quali sono le nostre idee. Non è facile, però oggi siamo a buon punto. Noi oggi abbiamo deciso, anzi forse abbiamo concluso, di praticamente di creare una base forte legata al progetto. Il progetto che ha presentato naturalmente è di riapplicarci dal punto di vista di una riqualificazione di un'area. Quest'area comprende praticamente il campo sportivo. Abbiamo presentato un progetto al bando di Roma, al CONI. Partecipano 42 società, e queste 42 società ne vinceranno solo 16. Il progetto prevede praticamente un campo omologato fino alla Lega Pro con un investimento di 750.000 euro. Tutto creato, costruito e formulato dallo studio di architettura di Pino Pergliulo, che tra cui ringrazio, e seguito da un legale rappresentante del signor Pino Lavania. Sono due professionisti di Gariani che stanno praticamente seguendo la pratica sul nostro territorio. Questo progetto cosa prevede? Prevede di unire innanzitutto, di andare a creare naturalmente delle basi per poter fare calcio. Parla di calcio, non si parla di pallone. Il pallone appartiene, con tutto rispetto, ad altre categorie. Noi per la storia, purtroppo siamo obbligati a dare credito, noi dobbiamo parlare di calcio a Gariani, perché purtroppo la nostra storia insegna che qualcuno di noi ha dimostrato di saper fare questo tipo di sport e chi si accinge a voler gestire una società di calcio ha delle responsabilità, chiunque, qualunque nome porti. Purtroppo, per fortuna, noi siamo etichettati come un paese dove la cultura del calcio è sempre esistita con un livello superiore agli altri paesi, ma questa non è presunzione, fa parte della nostra storia. Tenuto conto di tutte queste premesse e tenuto conto di tutto il lavoro che è stato fatto in questi 6 mesi, oggi siamo giunti ad una conclusione. Vi comunichiamo ufficialmente che la famiglia Tosto, legale rappresentante della AS di Gariani Calcio, e la famiglia Greco, legale rappresentante della AS Gariatese, hanno deciso di creare un'unica forza, di unirsi e andare a creare un'unica società di calcio. Questa società avrà due co-presidenti, porteranno il nome di Rocco Tosto, che apparteneva alla famiglia dei Tosto, e Giancarlo Greco, che appartiene alla famiglia dei Greco. Saranno due co-presidenti realmente presenti sul territorio, al di là di un impegno, ma faranno la funzione verbale dei veri e propri presidenti che porteranno avanti i nomi delle proprie famiglie. Uniremo le forze economiche e le due
tue spese non verranno suddivise per due società, ma per un'unica società, il budget raddoppia, verrà creato una squadra, la prima squadra, che porterà il nome della Galea di Calcio. Non possiamo oggi, purtroppo, a mani in cuore, non possiamo dare il nome della veste galeatese, cosa che vogliamo tutti, per un semplice motivo. La documentazione del bando Alconi di Roma è stata presentata come Galea di Calcio. Ho fatto di tutto per sostituire il nome Galea di Calcio con il nome galeatese, finanziato naturalmente dalla Rizzocca, che è la mia società che qui rappresento, e che si assumerà tutti gli oneri economici per poter sessionare questo progetto. Quindi è la Green Soccer che si occuperà della gestione della struttura. Tutti i soldi che verranno messi per la gestione tecnica della società della prima squadra e di tutto il settore giovanile, naturalmente serviranno per la gestione tecnica e amministrativa della stagione. Quindi i soldi che metteranno Rocco Tosto e Giancarlo Greco andranno solo ed esclusivamente per la gestione tecnica. I soldi che, se Dio vuole, vinceremo il bando, metterà la Green Soccer, serviranno solo ed esclusivamente per fare una struttura adeguata e degna del nome che portiamo. Prima premessa. Seconda premessa, gestione tecnica e amministrativa della società. Premesso che nell'organigramma verrà inserito un segretario generale che porterà il nome, posso fare il nome, in senso. Anzi, aspettiamo di comunicare ufficialmente tutti i nomi, però siamo già una squadra completa all'80%. Abbiamo un segretario generale e un ragioniere che si occuperanno della gestione naturalmente contabile, oltre che amministrativa, della società stessa. Faremo una squadra competitiva. Abbiamo ambizione di vincere il campionato di prima categoria. Verrà nominato un allenatore che sarà comunicato domani mattina. Da domani verranno comunicati naturalmente i componenti della rosa che entrano ad affrontare il campionato di prima categoria, che è all'80% la squadra, praticamente unendosi tra Cariatese e Galea di Calcio, consideriamo un organico già composto per il 90%, andremo a perfezionare i dettagli. I giocatori che se vanno in esubero e che il nostro allenatore non reputerà tale, praticamente li sfiguleremo. Se posso, possibilmente cercherò di dare un'altra sistemazione, però oggi abbiamo l'obiettivo principale: vogliamo creare una città forte, vogliamo naturalmente, in attesa di fare una struttura idonea alle nostre ambizioni, vogliamo vincere come prima squadra possibilmente, vogliamo creare un unico settore giovanile, che a oggi naturalmente in pochissimo tempo le idee non sono pienamente complete, ci sono società che hanno speso soldi, hanno già pronto per iniziare la stagione e giustamente hanno dei programmi, hanno già dei loro allenatori, hanno preso degli impegni e con in modo molto professionale giustamente vogliono continuare per quest'anno, vogliono continuare a gestire. Ci sono alcune società che sono già intenzionate a sposare la causa e a trasferire eventualmente i loro giocatori sotto il manto del Galea di Calcio, che oggi il Galea di Calcio è la denominazione, è solo e semplicemente per un motivo burocratico e di burocrazia. A noi personalmente vogliamo unire le nostre idee e le nostre forze. Si poteva chiamare anche Dico Partico Pavino questa nuova squadra. L'obiettivo principale è rinforzare la nostra storia. Però siccome principalmente sono le persone che fanno la società, non la società le persone, quindi abbiamo deciso di tralasciare quelle che sono i verba bola, vogliamo fare fatti. Oggi vogliamo fare fatti concreti sui nostri territori. Se ci riusciremo, non lo so, in due giorni di riunione praticamente abbiamo abbattuto l'indifferenza del 100% a una quasi totale condivisione. Peccato, dopo abbiamo pochissimo tempo, perché sennò domani contiamo 1000 persone alle prossime conferenze. Però questo non lo chiediamo, non lo pretendiamo e non lo vogliamo. Vogliamo intraprendere una strada, vogliamo fare un percorso e vogliamo raggiungere degli obiettivi. Davanti a noi, davanti alla famiglia Tosta, alla famiglia Greco, abbiamo degli obiettivi. Naturalmente, se sono condivisi, bene. Se non sono condivisi, noi continueremo a fare calcio, come tutte le altre società. Allarghiamo la nostra mentalità, la nostra voglia di fare, la nostra volontà e la nostra forza.
non ci dimentichiamo della nostra forza, che se qualcuno non è conoscente della nostra forza, secondo me prima di potersi esprimere dovrebbe valutare. Valutare perché non è presunzione. La forza è una capacità espressiva di coloro che sentono di dover affrontare qualcosa e di volerla superare. Questo è il sintomo di forza, non è il sintomo di presunzione. Qua non siamo in grado di essere presunti, qua non siamo in grado di fare una guerra tra poveri che con nessuno. Sappiamo benissimamente qual è il potenziale del nostro territorio, che è basso. Sappiamo qual è il nostro potenziale del nostro territorio, i nostri giovani, che è enorme, forse neanche voi vi rendete conto, è fuori carianti, che cosa possono diventare i nostri giovani, non lo sapete. Io con molta presunzione dico che lo so, perché i nostri giovani hanno qualcosa di cui per gli altri giovani. Si va a confrontare con giovani che non hanno la nostra fama e non hanno la nostra cultura calcistica. Oggi Leonardo Franco è uno dei migliori 97 che c'è in ambito nazionale. Ci ha messo tre giorni ad adeguarsi, ad ambientarsi, tre giorni. C'è gente che ci mette 6 mesi, 3 giorni, ha capito cosa funziona, come funziona il calcio italiano, se li sta mangiando vivi. Leonardo Franco, apro una premessa, non è neanche il giocatore più forte che abbiamo creato. Là in mezzo ne abbiamo 6 o 7 più forti di Leonardo Franco. Quindi pensate che a me mi dicono, ma che giocatore ci hai portato? Pensa che io ho la possibilità di rispondergli con presunzione che ne ho più forte a creare, ne ho di più forti. Quindi li vogliamo mettere. Ci devono credere, e vanno bene a crederci, perché nella vita bisogna sognare, soprattutto in posti dove non ci sono purtroppo altri sbocchi e dove nel sociale noi che pretendiamo di dare qualcosa gli dobbiamo far sognare tutti i giorni, perché nella nostra categoria, mister Moviola, tu sei un maestro di questo, noi nella nostra categoria, e qua torno a essere utile, non sono in grado di saper fare altro. In politica purtroppo, ragazzi, non posso esprimere il mio parere perché sono, vedete, ci sono veramente ignorante. In qualsiasi altra materia, cultura, turismo, sono incompetente nato. Purtroppo, essendo limitato, mi sono solo esclusivamente concentrato ad un'unica cosa, al 100% alla materia calcio. Ho smesso di giocare dopo tantissimi anni e mi reputo fortunato per questo, perché ho visto i migliori giocatori del mondo, sono sfidati, ho visto gli stati più belli del mondo. Oltre a questo mi sono tolto la maglia e ho cercato di assimilare le competenze per poter fare. E dopo alcuni anni mi rendo conto che non è facile per nessuno. Il punto di partenza è che l'unione fa la forza, e questo lo sanno tutti. Ma qual è la strada da intraprendere? Io credo che a Cagliari posso ad alta voce scrivere le mie idee. Non dico di insegnare, no, non sono in grado di insegnare niente a nessuno. Forse qualcuno che già opera, anzi sicuramente sul territorio, mi può insegnare a lui qualcosa a me. Io vengo anche ad apprendere e ad imparare. Però vorrei indirizzare verso un settore, vorrei che tutti quanti remassimo verso un'unica direzione. Questo, per fare questo, non è che per forza bisogna ora essere tutti da parte del Pere di Calcio, che a fine anno credo che riusciremo a riprendere subito la denominazione che lei si crea a testa. Questo è il nostro primo obiettivo. Il Pere di Calcio oggi, se c'era Real Cariati, ci saremmo creati Real Cariati. Se c'era Città di Cariati, ci saremmo chiamati Città di Cariati. Non fossilizziamoci su questo particolare, perché è una sottilezza inutile che secondo me la dobbiamo tralasciare. Parliamo di 750.000 euro se riusciamo a finire il bando da investire, parliamo che uniamo le risorse economiche, magari l'anno prossimo, chi lo sa, magari facciamo la promozione, parliamo che magari i nostri allievi l'anno prossimo, se li uniamo in tutte le categorie facendo A e B, con 2 allenatori con gli A, 2 allenatori con i B, e 2 allenatori con gli A, giovanissimi A, 2 allenatori giovanissimi B, magari puntiamo a vincere il campionato regionale, perché non pensare di iscriverci alla Toscana Football Cup in Campania, in Toscana, dove allievi giovanissimi possono competere anche con Inter Milan e Juventus. Questi sono i nostri progetti. Le persone che già esistono sul territorio, naturalmente non viene escluso nessuno, assolutamente,
cercheremo naturalmente di fare collaborazione aperta con le scuole calcio, in primis. Le scuole calcio camminano per conto loro, perché giustamente possono tranquillamente fare il loro percorso ed eventualmente trasferire i giocatori alla nostra società. Naturalmente vedremo la formula cercando di non sottrarre i giocatori, ma eventualmente valorizzare il prodotto, acquistandolo con una prevalorizzazione, o perché no magari trovare una formula dove naturalmente ci possa essere del cibo. Chi viene tesserato come appassionato, come dirigente a un ruolo, chi viene assunto dalla nostra società, naturalmente tutto sarà dichiarato, chi lavora per noi gli viene riconosciuto un contributo economico, chi naturalmente, premesso che io assumo la carica di direttore generale, principalmente per la gestione tecnica, ma anche e soprattutto amministrativa, perché devo dare conto del presidente, la funzione per la prima squadra di direttore sportivo o una mia persona di fiducia, che ha il nome di Sabatino Tosto, viene nominato un responsabile del settore giovanile, che oggi non ce l'abbiamo, da lì vengono, in base alle squadre che saranno formate, vengono nominati praticamente gli allenatori e naturalmente i responsabili delle proprie categorie. Prima di lasciarvi a tutte le domande, potete chiedere qualsiasi cosa, sia a me che a me non ci sono problemi. Io oggi vorrei trasmettervi una cosa molto molto importante, non è facile, però vorrei trasmettervi veramente il fatto che noi vogliamo creare una squadra organizzativa, vogliamo creare una squadra forte a livello dirigenziale, perché oggi forse c'è proprio questa differenza, perché noi a livello di ragazzi, a livello forse di istruttore e di allenatore, noi ci siamo, in qualche modo siamo completi, manca la base, manca un organigramma forte di persone dove realmente possono creare le fondamenta per durare 15, 20, 25, 30 anni, non lo so. Però vogliamo fare qualcosa di importante e credo che questa è una base di